L'ospite speciale è stato l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ma la protagonista, la santa di Magenta e Mesero, cioè Santa Gianna Beretta Molla, di cui il 4 ottobre rappresenta il centenario dalla nascita, evento centrale delle celebrazioni della ricorrenza dopo la piazza di Mesero di sabato sera, è stata questa volta la Basilica di San Martino di Magenta, dove Santa Gianna fu battezzata e che ha riunito istituzioni e fedeli del Magentino e dell'Abbiatense. Esattamente 100 anni fa come oggi, non lontano da questa basilica, in questa stessa via Roma, dove ci troviamo, a pochi passi da qui, nasceva Giovanna Francesca Beretta. Concerto di questa sera è per te, Santa Gianna, e dall'omaggio che la comunità magentina ti dedica, perché sei stata in mezzo a noi un segno bello di amore alla vita, di passione civica per il bene della città, di fede perseverante e incrollabile in Gesù fino all'eroismo. La serata ha visto la partecipazione del coro degli Amici del Loggione. Del Teatro alla Scala di Milano era composto da oltre 150 coristi e 50 orchestrali, una cornice maestosa con cui Magenta ha ricordato i 100 anni dalla nascita di Santa Gianna Beretta Molla. Quindi questo centenario, io sono qui a dire la mia gratitudine, la gratitudine della Chiesa per la testimonianza di questa santa che qui ha vissuto e qui ha esercitato la sua professione, ha tirato grandi i suoi figli, ha vissuto la sua vita di famiglia. Ma io vorrei, ecco, insieme con la gratitudine, insieme con l'ammirazione per l'organizzazione di questo evento, che è una celebrazione che ci commuove, che ci coinvolge, questa musica e queste parole così intense, ecco, insieme con la gratitudine e l'ammirazione vorrei consegnare queste due parole attuali e insieme anacronistiche: la vita è vocazione, la gioia consiste nel dare gioia.